Eccoti! Eccomi! Ciao! Ma sai Ciao, che ero buonasera! agitatissima perché ho detto, vuoi vedere? Ciao, ciao a te! Perché avrei tanto voluto averti live al circolo, che è una sede magnifica, non so se Sì, l'hai lo mai so, guarda, vista. mi hanno mandato le foto oggi tutti i miei amici di Torino, mi hanno detto che peccato, che peccato, che peccato. Anch'io lo dico che peccato, mannaggia. Dai, avremo tempo, avremo occasione, Però, spero. vabbè, avremo tempo sicuramente. Comunque sia, è un piacere vederti e anche, insomma, conoscerti così, virtualmente, sul canale Instagram del Grazie Circolo dei mille. Lettori. Prima cosa che ti volevo dire Sì. è, non si fa, non si fa perché tu non mi puoi mettere questa frase in quarta di copertina, cioè oggi è il mio ultimo giorno alla radio, hai fatto venire un coccolone a tutti i tuoi fan, cioè, me Cosa? compresa, lo Io l'ho sai, fatto vero un po' questo? come esercizio, no? Come fare le prove per qualcosa che però farò fra tantissimi anni. Però diciamo nel periodo fra quando ho fatto leggere agli intimi, diciamo, ai miei amici, ai miei compagni, ai miei colleghi, e sono andati tutti un po' in crisi, no? Perché hanno detto: ma come? Ma ci stai dicendo che quindi questi mesi saranno gli ultimi? E no. Non è vero, è soltanto un esperimento. No, ecco, appunto. Sì, è un libro fino a quando edito Mondadori, dove tu possiamo dire per la prima volta ti metti veramente a nudo, insomma, riesci a farci conoscere delle sfumature, non solo del tuo carattere, ma anche della tua vita Della mia personale. vita privata, sì. Ma guarda, l'ho fatto per due o tre motivi. L'ho iniziato, l'ho concepito, diciamo, la scorsa estate in un momento così non tanto positivo. Devo dirti che mentre lo scrivevo un po' ci pensavo anche e un po' ci credevo anche che avrei fatto quello che stavo, tra virgolette, minacciando. E poi l'ho fatto anche e soprattutto in realtà per raccontare la verità, nel senso che comunque io per radio racconto molto la mia vita, no? Anzi, è un po' quello il Sì. centro del nostro racconto quotidiano tra me e Nicola. Partiamo dal privato per raccontare cose nelle quali chiunque si può rivedere, no? Un meccanismo narrativo abbastanza diffuso. Però mi rendo conto che io racconto sempre una realtà, non dico piena di lustrini, però divertente, positiva, Sì. simpatica, no? Specialmente, non so, sul profilo Instagram, un classico è: che bella famiglia che hai, complimenti, ah, che invidia di qua e di là. Dovete sapere che nessuno ha una famiglia da invidiare, nessuno, ma anche la Ecco. persona più bella, più ricca e più fortunata, anzi, spesso quelle molto ricche e fortunate nascondono anche grandi tragedie, insomma, no, non che io per fortuna le nasconda, però come racconto nel libro, non è Sì. sempre tutto rose e fiori, no? E non è facile anche mantenere sempre quella faccia e quell'allegria e quell'atteggiamento che è obbligatorio per uno che fa un programma come il nostro, nella maniera in cui lo facciamo. Allora mi piaceva che la gente potesse un po' capire che ogni tanto anche per noi, cavoli, la vita è complicata, ecco. No, ma infatti è vero, perché i personaggi come te vengono visti come la persona fortunata a Certo. cui nulla, insomma, può colpire. Mentre in realtà, leggendo il libro, è bello perché, insomma, ti rendi conto che siamo tutti poi uguali. Alla fine i problemi tutti li abbiamo, chi più, chi meno, chi in un modo, chi in un altro. Però, Certo. insomma, viene l'essere umano fuori di Ma sì, ma Limes. devo dirti che poi i problemi alla fine sono anche un modo per apprezzare i momenti piacevoli, no? Come quelli che vivono in California che si lamentano perché c'è sempre il sole, che detto da uno che abita magari a Torino o a Milano, dove il tempo non è sempre così caldo, dice: ma cosa stai dicendo? In verità sì. Abbiamo bisogno del brutto per apprezzare il bello, altrimenti che tipo di comparazione possiamo fare, no? Chiunque abbia una famiglia, chiunque abbia dei figli, chiunque abbia dei colleghi, tutti quanti noi abbiamo le nostre tensioni e i momenti di difficoltà, che poi vengono nascosti nel momento in cui invece dobbiamo assumere, diciamo così, la versione pubblica del nostro essere. Assolutamente, Vale certo. anche per un impiegato che va in ufficio, insomma. E allora, siccome io sento di avere un rapporto molto, molto stretto, molto vicino, molto familiare con quelli che mi ascoltano, e lo scopro ogni volta che vado in giro e incontro qualcuno che appunto mi segue,
e mi tratta come se fossi suo cugino, ed è una cosa bellissima, no? Io non voglio però che lui pensi che io sono un pupazzo, no? Io voglio che lui pensi che io sono come lui, cioè che anch'io ho le mie sfighe o che anch'io ho i miei momenti di complicazione, insomma. E comunque un altro elemento che viene fuori da, leggendo il libro, è quanto la tenacia e la caparbietà poi alla certo. fine è fondamentale per raggiungere degli obiettivi nella vita. Perché questo bisogna sapere, a te non è che è stato regalato qualcosa, ma te lo sei veramente guadagnato. Tu racconti, ecco, dal libro viene fuori le fasi di Pasquale, Lino, Linuccio e Linus. È bellissimo. Quindi partendo da Pasquale, secondo di tre figli, famiglia umile, modesta, molto modesta, e con un ragazzo come tanti che vive alla periferia di Milano e che ha fatto tanti mestieri, perché tu hai iniziato facendo l'operaio. Ma sai, io quando ho scoperto la radio facevo la quinta superiore, non ho mai studiato, sono sempre stato un pessimo studente, i miei figli non dovrebbero saperlo, ma in qualche modo ormai l'hanno capita. E l'hai scritto, eh? Sì, l'ho scritto, poi ci pensano i miei amici a farglielo sapere com'ero a scuola, quindi c'ho poco da fare il fenomeno. Però in quinta superiore ho scoperto la radio e di conseguenza mi sono definitivamente distratto e allontanato dallo studio, e soprattutto ho assunto un atteggiamento probabilmente anche un po' strafottente, per il quale non mi hanno ammesso gli esami. Ovviamente non potevo permettermi di lasciare i miei genitori con questa delusione della scuola non finita, no? Anche se sapevo che non mi sarebbe servita a nulla quel tipo di scuola che avevo fatto. Perito elettrotecnico è una cosa che non so neanche cosa significhi, con tutto rispetto, ma non è il mio, no? Negli anni sì. 70 invece era abbastanza normale farlo. E allora mia madre mi ha mandato a lavorare e mi ha detto di giorno lavori e di sera finisci la scuola, ma non aveva calcolato che c'era anche la notte, quindi io facevo di giorno il lavoro, di sera la scuola e di notte la radio, e sono riuscito in qualche modo, insomma, a portare a casa tutto quanto. Per 2 anni ho fatto l'operaio, che diciamo nell'arco della mia vita è un periodo abbastanza piccolo, no? Però mi è bastato e mi è servito per capire quanto poi sono fortunato nel fare un lavoro invece come il mio, che mi permette magari di fare una vita più divertente, più movimentata, più di relazioni. Così come sono contento, anche tu prima parlavi di perseveranza, del fatto che io ci ho impiegato un po', no? Ad arrivare ad avere una posizione come quella che occupo adesso. C'è gente che magari si brucia velocissima, no? Nel giro di pochi anni, a 25 sì. anni, a 30 anni è già molto famosa, e a 40 anni magari è disperata. Vero. Nel mio caso questa costante progressione mi ha portato ad avere una carriera che dura veramente da tanti anni e che spero, non dico per altrettanti, ma per tanti ancora vada avanti. Beh, ce lo auguriamo anche noi innanzitutto. Sono 44 anni? Sì, 40... nel 76 ho iniziato, 44 in sì. fila per 6 col resto di 2, perché era aprile, siamo a maggio, a giugno saremo col resto di 2. Sì, infatti te la volevo fare come canzoncina, estate 1976. Brava, come giovanotti. Sì, è sì. quella della svolta proprio, perché poi sì. si va per tappe, come dici tu giustamente nel libro, ognuno di noi se fa un rewind, no? Ripercorre il film della propria vita, ha una stagione, un anno che ha segnato la sua svolta. Certo, certo. E per te è stato il 76, ma ne hai fatte sì, guarda, quell'anno? È una cosa che ho messo a fuoco proprio scrivendo il libro. Io non avevo mai guardato a quell'anno come un anno così decisivo. Invece quando cominci a scrivere le cose devono avere comunque una loro conseguenza logica, no? E quindi sì. le devi un attimo mettere a fuoco. E mi sono reso conto che quello è l'anno in cui mi sono successe più cose, poi ci sono stati altri anni importanti, però magari hanno una dominante sola, qui invece ce n'erano appunto 3 o 4, la prima storia d'amore importante. Prima volta che hai messo i dischi, no? Prima volta che ho messo i dischi in discoteca spacciandomi per uno che era esperto, ma sai, in quegli anni lì valeva un po' tutto, insomma. Sì, sì, però anche lì spirito di iniziativa, prima volta certo. che hai messo gli sci, insomma, il 76 è stato l'anno della svolta, però poi, cioè, della svolta, in realtà da lì è iniziato, perché tu hai bazzicato tante radio, diciamo sì. piccole, medie. Guarda, no? una, due, tre, forse quattro, tre o quattro prima sì. di quella, sì, sì, prima, sì, sì. Prima di quella, di questa, di quella buona. Prima di arrivare a DJ, che poi a DJ ci sei arrivato sempre
tramite Claudio, cioè Cecchetto, sì, veramente sì, 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 sì. ha un palmares di nome che... Guarda, è stato anche abbastanza divertente il nostro inizio, nel senso che lui ha comprato la radio dove io lavoravo, dove lavorava anche Albertino, dove lavoravano molti personaggi sì. di quell'epoca, che si chiamava Radio Music, l'ha comprata e giustamente l'ha chiusa, no? Cioè l'ha chiusa e ne ha fatto una nuova e... Come ci disse in quell'occasione, ragazzi, mi dispiace, ma io vi devo lasciare a casa, se no la gente che ascolta non ha la sensazione che, che qui ci sia un'altra emittente. E quindi io, con le mie belle pive nel sacco, sono andato a cercarmi fortuna altrove. Ma è stato bello così, perché per 2 anni io ho girato, ho cambiato un paio di radio e poi alla fine mi ha richiamato e quindi non sono stato comprato, diciamo, come un soprammobile insieme all'appartamento, ma... No, no, per una scelta artistica ben precisa, insomma. Ecco. Assolutamente. E quando sei arrivato, ecco, dopo, appena arrivato a DJ, sì. Facendo un percorso all'indietro, cioè il primo ricordo di quando sei arrivato, qual è? La prima Guarda, sensazione? Il primissimo, lo racconto nel libro, è quando entro alla fine di agosto appunto nella sede. Radio DJ in quel momento si sta spostando da quella piccola dove era nata a quella più grande dove ancora adesso è. Diciamo che in quel momento stava prendendo possesso del quinto piano di questo palazzo che adesso noi invece occupiamo per intero. Noi adesso abbiamo 6 piani di questo palazzo, però quel piano lì intero nell'84 era meraviglia, era fantascienza per noi. Io, il primissimo ricordo è quello, cioè un piano tutto sottosopra con la gente che lavora e questa nuova sede avveniristica che sta nascendo. Il secondo ricordo è la prima volta che ho detto una parola nel microfono e l'ho detta di fianco a Jerry, che lavorava già lì da un paio d'anni e mi ha chiamato dentro nel suo programma, noi già ci conoscevamo comunque, mi ha preso un po' in giro, però insomma mi ha aiutato a rompere il ghiaccio e poi da lì non ho più smesso. Ma è vero che la passione per la radio è nata, in realtà nasce da tuo papà, perché tuo papà aveva dei sogni artistici, delle, diciamo. Sì, povero, sì. Mio papà, devi pensare, siamo nella Puglia degli anni 20-30, mio padre sì. è nato nel 23, quindi diciamo la sua adolescenza è negli anni 30, appena prima della guerra, e lui suonava la tromba, gli piaceva la musica americana che si usava in quegli anni, aveva un'orchestrina con la quale faceva notte, e quindi di giorno si faceva, insomma... si dava da fare lavorando sì. come manovale da qualche parte. Poi alla sera si ammazzava di chilometri per andare a fare questi suoi piccoli spettacolini. Questa cosa gli è sempre rimasta addosso come, diciamo, come illusione, come riferimento, no? Per dirti, quando eravamo piccoli, noi prendevamo in giro nostro padre, perché mio padre cantava le canzoni non cantando le parole, ma cantando le note. Perché ma lui dai. Si vantava di leggere la musica, che è una cosa che molti musicisti non fanno, no? No. E quindi lui cantava le canzoni canticchiando le note, a noi sembrava una cosa di una tale antichità che lo mandavamo a quel paese spesso e volentieri. Però veramente ci ha instillato, no? questa sensibilità e questa passione. Tant'è che poi 2 su 3 dei figli sono diventati 2 DJ, perché mio fratello fa lo stesso mio lavoro. Sì. Tra l'altro tuo fratello, lo scrivi sempre nel libro, ti dava anche i voti, perché tu hai iniziato sì. prima di lui. Sì, perché era io terribile. Ero quello grande. Tra me e mio fratello ci sono 5 anni di differenza, che da adolescenti fanno abbastanza, no? Cioè nel senso Sì. che io potevo già uscire alla sera, avevo già la macchina, insomma andavo in giro, e lui invece era ancora un ragazzino che faceva la terza media, no? Però lui mi ascoltava di nascosto da mia madre nel letto prima di addormentarsi e poi mi lasciava in cucina Il post. il verdetto, che era sempre molto tranchant, cioè se era bello, se era brutto, insomma tra fratelli ovviamente certe barriere non ci sono. No, e poi è stato anche divertente perché appena lui ha iniziato veramente molto giovane Alberto a fare la radio, tant'è che questo nomignolo di Albertino gli è rimasto appiccicato per tutta la vita poi, no? Senti, Forrest Gump diceva che la vita è come una scatola di cioccolatini, Sì. Per te invece è come un pacchetto di Di figurine. figurine, sì.
Vogliamo ricordare il perché o spiegare il perché per chi guarda, non ha ancora deciso? Diverse persone mi hanno chiesto se quell'episodio fosse vero o frutto della mia fantasia. Invece è verissimo. Magari gli anni passati me lo hanno leggermente modificato nella testa, ma al 99% è andata così come lo racconto. Io passavo i pomeriggi di domenica in compagnia di mio padre, si fa per dire, giusto per alleggerire il carico di mia mamma, e mio padre però passava tutto il tempo a giocare a carte, quindi io giravo con questo mio mazzetto di figurine in tasca, tra i tavoli, esplorando tutto quello che potevo esplorare, e un bel giorno ho visto passare questo ragazzo più grande, che aveva questo grosso mazzo di figurine, che forse ha visto che era un po' triste e solitario e ha avuto tenerezza, in realtà le sue erano tutte doppie e me le ha mollate. Però è una cosa che mi è rimasta veramente dentro, e spesso mi capita di fare un gesto simile, no? Magari non proprio esattamente lo stesso, ma quando passo vicino a un bambino, anche quando ero più giovane, adesso ovviamente potrei fare il nonno, però quando passo vicino a un bambino provo sempre molta tenerezza e mi piace l'idea di regalargli qualcosa di inaspettato, ecco. Sì, un bel regalo infatti. Sì. Senti, ma... adesso invece, passando ai tempi di oggi, sì. DJ è la radio più ascoltata, tu hai dato un cambio di rotta, su DJ, perché tu sei stato il primo a inaugurare le trasmissioni a due, le dirette a due. Sì, diciamo che era un format che esisteva già nelle radio, sulla radio Rai, cioè io... sono cresciuto prima che ci fossero le radio private ascoltando Alto Gradimento, e Alto Gradimento c'erano Arbore e Boncompagni insieme, più sì. tutti i personaggi che giravano. Però le radio private avevano una specie di loro regola non scritta, per cui si trasmetteva da soli e si facevano anche interventi abbastanza sintetici, almeno se parliamo di radio come radio DJ, cioè di radio leggere, di molto musicali. Io invece ho sempre un po' avuto la fissa della parola come elemento centrale, come elemento veramente distintivo, e questa devo dire che è una fortuna ai giorni nostri, no? Perché ci salverà dai grandi siti di streaming, no? Cioè se sì. tu puoi avere anche Spotify, per carità, lo uso anch'io, lo usano tutti, insomma, sì. ma alla fine sono sempre quelle le canzoni che ti vai a cercare, no? Grosso modo è un mondo abbastanza, ogni tanto hai bisogno anche di qualcuno, non solo che ti suggerisca altre canzoni, ma che ti dica qualcos'altro rispetto alla musica, no? E quindi io ho iniziato anche inconsapevolmente, no, a costruire programmi con due conduttori insieme, ed è diventata poi un'abitudine di tutte le radio italiane adesso. E le tue scelte che hai sempre portato avanti in modo molto determinato, non sempre, cioè, sono state apprezzate dalla dirigenza, sì, diciamo. Bello, quindi quello hai dovuto riferimento è un momento abbastanza difficile che mi ricorderò per tutta la vita, nonostante la persona che sto per citare è una delle persone più importanti della mia vita professionale. Però nel 99 io facevo già il direttore della radio da 4-5 anni, appunto avevo già fatto questo passaggio, no? Da radio prettamente musicale a radio di personalità, come si dice, no? Quindi con personaggi che facevano molto intrattenimento in tutta la giornata. Probabilmente c'è stata una fase interlocutoria in cui quelli che erano più abituati alla vecchia forma, fra di loro qualcuno magari non ha tanto apprezzato e quelli nuovi non erano ancora arrivati. E quindi abbiamo avuto un anno di piccola flessione prima invece di una risalita clamorosa. E in quella piccola flessione il mio capo appunto mi mandò un biglietto abbastanza esplicito e anche inquietante. Stiamo rotolando come una biglia su un piano inclinato, perché poi era una persona anche di grande cultura, quindi aveva questa scrittura molto raffinata. E io alla domanda cosa intendi fare ho risposto in qualche maniera, ma in verità non ho fatto niente, perché ero assolutamente convinto che quella fosse la strada giusta, e poi ha funzionato, per fortuna. Beh, infatti non è che non hai fatto niente, hai proseguito per la tua strada convinto che fosse quella giusta, e poi alla fine hai avuto ragione. Certo. Tornando invece al Linus un pochino più intimo, è sì. bellissima l'immagine di tua mamma che racconti nel libro, questo calore... risenti la cassa toracica, no? della tua mamma. Sì, guarda, è una cosa di cui non avevo mai, mai, mai fatto riferimento, fatto parola con nessuno, credo. Poi
penso che sia un'emozione, una vibrazione, una sensazione che tutti quelli che hanno una mamma, cioè tutti, hanno provato, no? Ed è quella cosa appunto di te, bambino, che sta in braccio a tua madre sta parlando, sai quelle classiche cose dopo cena, poi insomma nella mia infanzia la televisione non era così invasiva come adesso, no? Quindi magari c'era più tempo per stare a parlare, magari c'erano dei parenti che erano venuti a trovarmi, io ero piccolo, quindi magari a un certo punto cominciavo un po' a addormentarmi e mi piaceva tanto questa cosa che mi addormentavo sul suo petto e sentivo lei che parlava e la cassa armonica, diciamo, che vibrava, no? E questa sensazione io ce l'ho ancora dentro molto molto precisa, però non mi è mai capitato di condividerla con nessuno, boh, non so neanche per quale motivo, neanche per pudore, non mi era mai venuto in mente. L'ho scritto e mi accorgo che è una cosa che colpisce molto, perché evidentemente sì, è comune a tutti, io credo, non l'abbiamo provata tutti, spero. Sì, sì, assolutamente, guarda, e poi appunto perché, come dicevo all'inizio, in questo libro riesci a farci scoprire l'altra faccia di Linus, no? Perché poi, come dicevamo, ognuno di noi ha un po' una maschera quando certo, è sul lavoro, è obbligatorio. Invece qua è proprio bello perché ti metti a nudo, come ci fai scoprire che tu hai ben 4 cicatrici. Sì. L'ultima è la più, l'ultima è la più tosta, possiamo dire. L'ultima è terribile, è la cosa più avvilente che avrei potuto tranquillamente farne a meno. Era un problema banale che si poteva risolvere semplicemente con un buon chiropratico, con un po' più di pazienza. Io invece ho dato ascolto a un chirurgo che ha detto invece facciamo una cosa veloce, in 15 giorni sei come nuovo. In realtà sono stato 15 giorni distrutto su un divano finché non mi hanno rioperato e la seconda volta ha aggiustato i danni della prima, però una schiena, diciamo, aperta non è mai più una schiena come quella iniziale, ecco. Però dai, certo, comunque adesso sto bene. No, adesso stai bene, altro che, meno male, insomma, anche perché cioè, credo che se un uomo si può dire ai 62 anni, ma portati divinamente, di conseguenza credo che molti ci metterebbero la firma. Cioè, sei un runner, vai in bici perché, poi io vedo, ti seguo, tu sei molto social, posti sì, molto. Dai. E quindi, insomma, avere anche la forza di volontà di continuare a fare tutta questa attività fisica non è indifferente. Quanta talleni? Inizia il mattino con lo stretching, mezz'ora. No? Quello è fondamentale perché alla mia età, anche se io non facessi tutto lo sport che faccio, lo dovrei fare comunque e anzi lo suggerisco a tutti quelli che sono collegati in questo momento, anche se sono più giovani. Prendetevi un quarto d'ora, non di più, alla mattina per fare 4-5 esercizi di stretching, perché è un modo per cominciare la giornata infinitamente sì, migliore, ne troverete senz'altro giovamento. Io poi appunto ci aggiungo gli anni e ci aggiungo le corse, ci aggiungo la bicicletta, quindi ne ho veramente bisogno. Ma come per esempio Nicola, che ha letto il libro, Nicola Savino, e gli è molto piaciuto, mi continua a dire che io sono il carceriere di me stesso, perché io sono molto severo nei miei confronti e sono molto rigoroso nelle, diciamo, nelle dinamiche della giornata, così. Ma io trovo grande piacere invece nella disciplina, perché la disciplina è una cosa che in qualche modo ti fa costruire mattone dopo mattone fino ad arrivare alla tua casa. Perché mi piaceva la maratona? Dico piaceva perché adesso non credo che ne correrò altre, perché insomma è uno sforzo un po' troppo impegnativo, poi ne ho corse talmente tante che posso anche cambiare registro, diciamo, no? Però della maratona mi piaceva di più quasi il periodo di preparazione che poi il giorno stesso della corsa, perché il giorno della corsa era come la verifica che avessi fatto per bene tutto quello che andava fatto sì, nei 6 mesi precedenti. Ecco, e io vivo la vita un po' con questa logica, no? Cioè, adesso non è che sono per forza un robot, però mi piace molto, no? Avere il mio, sì, la mia agenda, i miei impegni, smarcarli, prenderne un altro. Boh, sarò matto. Vabbè. No, no, secondo me il carattere. Tra l'altro, sì, a proposito di maratona, non so, aspetta, sposto la testa, ti viene in mente qualcosa? Conosco benissimo quel posto, quello è Times Square, certo, sì. 2010, maratona, 3 ore... Oh. E 2010, quando che hai impiegato 3 ore e 29 minuti? 2010, bravissima, la mia migliore di New York. Sì, non ho il cappello, ma chapeau. Ma come, 3 ore,
No, un ricordo bellissimo, di quella giornata, perché tu devi sapere che quelli che fanno la maratona e poi cominciano un po' a farsi prendere da questa follia, si pongono dei piccoli traguardi, no? Allora, io rappresento, diciamo, l'eccellenza di quelli scarsi, perché poi ci sono quelli bravi, che sono tutto un altro campionato, ma non parlo dei Baldini o di quella gente lì, parlo di quelli come me, degli amatori che però hanno magari delle doti di natura, no? E ognuno c'ha degli scaglioni, diciamo, no? Sì. Le prime volte ti prefiggi di correre in qualunque maniera, basta finirla. Sì. Poi cominci a pensare, mi piacerebbe farla entro le 4 ore, e poi per quelli come me c'è il traguardo delle 3 ore e mezza, che significa correre 42 chilometri a 12 all'ora sul tapis roulant, giusto per darti l'idea. Tanto. Senza mai fermarti. Mamma mia. Caspita, non è facilissimo. Allora, piano piano ti ci cominci ad avvicinare, e quel giorno per la prima volta io sono andato sotto le 3 ore e mezza, ma la cosa più bella è stata che io, mentre passavo i chilometri, ero da solo, avevo lasciato i miei amici, ero da solo come si può essere a New York, quindi in mezzo a 1 miliardo di persone, guardavo ogni chilometro, guardavo il mio cronometro e capivo che ero assolutamente in grado di arrivarci. Quando sono arrivato a 5 chilometri dal traguardo, c'era mio figlio con una sua amichetta lungo il percorso, però fuori dal percorso, un po' distante. Beh, io, nonostante avessi questo obiettivo in testa, ho fatto una deviazione, sono uscito, sono andato ad abbracciarlo e poi sono ripartito. Che bello! Perché ero contento, perché ero in controllo, cioè avevo fatto bene quello che dovevo fare e stava venendo fuori quello che doveva venire, insomma. Senti, insomma, fino a quando? Quante volte te lo sei posto come quesito, come domanda? Sempre. All'inizio era, come dire, la sensazione di essere un privilegiato a fare qualcosa, e quindi dicevo, cavoli, fino a quando mi sarà permesso farlo, no? Perché era come se uno ti lascia da solo in una pasticceria e tu mangi perché il padrone ancora non è tornato. Poi dopo ho capito che poteva essere un lavoro, però era un lavoro che non aveva mai fatto nessuno prima di noi, no? E quindi fino a quando? Fino ai 30 anni, ma ti dico, già 30 anni mi sembrava un po' presuntuoso. Poi a 30 anni ero ancora lì e andava ancora tutto abbastanza bene, ho detto, bah, magari anche fino a 40, 45. Ma mi ricordo io e Jerry, che abbiamo diviso appunto tanti momenti belli, brutti, così, noi dicevamo, guarda, 40, 45, il massimo, poi chissà cosa faremo un lavoro qualunque, chissà, no? E invece poi gli anni sono passati e io mi rendo conto di essere anche migliorato con gli anni nel fare il mio lavoro, perché ho aggiunto quella base di tecnica che ho appreso nei primi anni di radio, che un po' manca invece a quelli più giovani, e al tempo stesso ci ho aggiunto tutta l'esperienza di un adulto, no? Per cui comunque davanti a qualunque tipo di argomento io sono in grado comunque di reggere almeno qualche secondo. Io mi vanto di avere una cultura da settimana enigmistica, no? Per 30 secondi posso parlare di qualunque cosa, poi si scopre che sono un tarocco, insomma. Anche più di 30 secondi, però anche questa è agilità, è una dote comunque. Beh, esperienza, mestiere, certo. Devo dire che non è facile, credo, per te ricoprire i ruoli che ricopri, perché fai il DJ, ma sei direttore certo. Artistico di DJ, non solo direttore editoriale del polo radiofonico Gedi, tra l'altro sì. Siamo della stessa famiglia, volevo dirti, perché io sono della stampa, di conseguenza siamo ormai di casa, ah, diciamo. Sì, vabbè, quindi. Quindi, e credo che sia, non so, dimmi tu, io credo che sia molto più divertente fare il DJ, poi tutte le incombenze sono… Sì, assolutamente. Sliding door, l'altra faccia… Guarda, spesso ti chiedono… quando dici sono stanco, allora ti dicono, ma perché non smetti magari di fare la radio, fai soltanto il direttore? Non lo farei mai, almeno non in questo momento. Se dovessi scegliere, farei soltanto la radio piuttosto, e non farei il direttore. Però poi dopo mi dico, sì, ok, e poi arriva uno che fa il direttore di me a casa mia, non potrei mai lavorare per un altro. E quindi sono incastrato in questo dilemma e così vado avanti, insomma. Ma come vedi, più che il futuro della radio, il futuro, cioè una volta che
tra tot anni, il più lontano possibile, Linus deciderà di appendere le scarpine, come si suol dire. C'è una preparazione, secondo te, adeguata per Guarda, un... non è un momento molto felice per l'universo radiofonico, o meglio, le radio vanno benissimo, mai andate meglio di questi ultimi anni, è un mezzo che ha un suo equilibrio economico, per cui funziona tutto decisamente bene. Manca un po' il ricambio generazionale, perché i ragazzini ogni 2 o 3 anni hanno una tentazione differente. Qualche anno fa volevano fare tutti gli YouTuber, poi volevano fare tutti gli Sì, influencer, l'influencer. adesso fanno tutti i rap. E poi fra 2 anni chissà che cosa faranno, no? E quindi sono un po' distratti, non c'è granché. Per dire, i più giovani interessanti, bravi, insomma, che lavorano anche con noi, cioè prendi Cattelan, che è sicuramente giovane e bravo, però non ha 20 anni, no? Ne ha appena fatti 40 Sì, settimana ne... scorsa, che sì. per carità, rispetto a me è appena nato. Però comunque, ecco, sotto Cattelan non c'è molto, no? Non c'è tantissimo per un futuro, dico, un po' più in là. Boh, vedremo. Viviamo la giornata per adesso. Cattelan, tra l'altro, è tra coloro che ci stanno seguendo, che io saluto e ringrazio. Era una delle domande che facevano. Cattelan sarà il tuo erede, tu hai praticamente già Ma risposto. sì, inevitabilmente fra 20 anni gli lascio il mio posto. Ma un'altra cosa che mi ha colpito, Linus, leggendo il libro, è questo timore che tu scrivi di avere. Nel dire poi ai tuoi figli, una volta che deciderai di smettere, insomma, temi un po' la loro reazione, come se adesso sei un po' su un piedistallo per Sì, loro sì, sì. e come se tu cedessi la corona, ecco, del Sì, re, che è una insomma. cosa strana, perché in realtà, sai, è capitato tante volte che io ne parlassi con loro, no, del fatto che sono stanco, che magari non c'ho più tanta voglia. Ci sono quei momenti, capitano a tutti, no? E loro, sempre in maniera molto serena, mi hanno sempre detto: ma papà, ma puoi anche smettere, che te ne frega, non sei mica così obbligato, insomma, no? Però questa è la parte, diciamo, formale. Sotto sotto a me piace un po' giocare con loro al supereroe, no? Cioè quello che ha i poteri, diciamo, sopra la media, che può fare delle cose. Mi piace ogni tanto fare anche quello, non so, c'è un disco, c'è una canzone che gli piace, allora io gli dico: ma quello lì è un mio amico, quello l'ha fatto un mio amico. No, tutte queste piccole cose, anche un po' da provincialotto, se vogliamo, un po' infantili, che però secondo me sono anche molto, fanno parte di una famiglia, insomma, no? Ma Sì, ecco. nessuno. No, no, dimmi, dimmi. No, no, dicevo, per cui è una paura senza senso quella che loro possano cambiare atteggiamento nei miei confronti nel momento in cui io finisca, anche perché sono più impegnati, come dire, a vivere la propria vita. È più a me che dispiace, appunto, ripeto, l'idea di perdere un po' i superpoteri, ecco, questo sì. Senti, c'è chi ti chiede, ma tu veramente avresti voglia di mollare? No, 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 ragazzi, no, 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 no. nella maniera più assoluta. Guarda, poi esco da un questi video. È stata meravigliosa da fare. Io ho vissuto 3 mesi fantastici, e mi dispiace dirlo, di un momento triste come quello, per tutto il paese, non solo. Però devo dire che in questi momenti la radio capisci quanto è importante per me e quanto è importante anche per chi l'ascolta, perché è un mezzo di grandissima vicinanza col pubblico, no? E quindi adesso come adesso sono più che mai innamorato di quello che faccio. Guarda, Linus, nel mio piccolo ti posso solo dire che abbiamo una cosa in comune. Io ho iniziato in una piccola radio locale il mio percorso giornalistico, l'ho iniziato in radio, ho avuto la fortuna anche di lavorare per un grosso network, quindi capisco quando me ne parli, perché mi ricordo la sensazione del on air quando hai il microfono davanti, Certo. il battito cardiaco che No, accelera poi sai cosa e... c'è? Io ho fatto un pochino di televisione in tutti questi anni, per carità, non è che voglio parlarne male perché non la faccio, anzi spero che mi capiti l'occasione di farne ancora. Però la televisione è talmente complicata da fare che Sì. ti fa perdere tutto il piacere quasi, no? La radio è talmente immediata, semplice, Sì. no? Alla fine sei te, a volte sei anche tu da solo, cioè
nelle radio americane ormai lo speaker è rimasto da solo con davanti un computer e fa tutto quanto da solo con le sue mani. Noi siamo in due, siamo in tre, però è tutto ad azione corrisponde a reazione, come dovrebbe essere. Invece in televisione c'è una catena di 50 persone intorno a te e basta che uno sbagli perché la cosa diventi noiosa, ferma, piena di pause, insomma. Più bello la radio da fare. Assolutamente. Più sincera, sono soprattutto. Più sincera. Sì, e... perché per radio o sei bravo o non sei bravo. Punto. Assolutamente. Vabbè, sì, lì non c'è via di scampo, non c'è... non c'è il format, non è importante che tu sia bello o brutto. O sei bravo o sei bravo. Assolutamente. E la radio ti ha dato anche la possibilità di conoscere tua moglie, che tra l'altro saluto anche lei, non la conosco però... Viene fuori un bel personaggio, una bella persona. Tra l'altro vedo che ti fa anche dei massaggi. Ma dove la trovi un'altra? Scusa, sempre su Instagram ho visto. Lascia stare. No, mia moglie mi serve perché è un po', come dire, un mio reagente. Cioè mi serve per... Prima parlavo di superpoteri. Ecco, mia moglie è quella che mi riporta coi piedi per terra. Quando ci siamo conosciuti, quando ci siamo messi insieme così, mia moglie non mi aveva mai ascoltato per fa neanche adesso. Ah, vedi? Quindi è proprio stato... No. Niente. Cioè, sì, sapeva chi ero, ma non era certo una mia fan. Anzi... No. Quando parliamo dei primi anni così mi prende sempre in giro perché dice che mi vestivo male, che tutta una serie di insulti che uno le chiedeva, allora perché ti sei messa con me? Questo lo devo ancora capire. Forse perché voleva i dischi dei Duran Duran. Sì, brava, era opportunismo allo stato puro. Beh, comunque, insomma, chi leggerà il libro scoprirà anche come si sono conosciuti. Sì, non raccontiamo troppo che sennò è già finito il libro. No, hai ragione, infatti, hai ragione. Quindi sono tutti poi dettagli intimi che poi verranno fuori leggendo il libro. Ti chiedo ancora un'ultima cosa. Certo. Vabbè. La copertina è bellissima e qui c'è anche lo zampino di tua moglie. So che c'è una storia, io la conosco già, magari chi ci sta seguendo no. Questa foto è una foto del 2015, in realtà però rifatta. Rifatta nel 2020. Era una foto rubata quella, era una foto che mi ha scattato Matteo Curti sul set di una cosa che stavamo girando per la radio. Era talmente bella che io volevo usare quella. Il problema è che Curti ha perso il file in alta definizione, io però volevo quella foto lì e allora siamo tornati nello stesso posto, che è un albergo fuori Milano, tra l'altro, con una terrazza molto in alto. Abbiamo aspettato che ci fosse una giornata con un cielo, con un sole simile a quello. Sì. Abbiamo chiesto alla direzione dell'albergo se potevamo andarci, ci hanno presi per matti, ma insomma alla fine l'abbiamo rifatta e aveva un senso anche un po' scaramantico, dai. Sì, no, veramente molto bella. Tra l'altro il libro è uscito il 19. Sei andato a vedere nelle librerie dove l'hanno posizionato? No, però mi faccio mandare le foto dagli ascoltatori. Ormai è diventato un giochino molto divertente. E sei soddisfatto? Mediamente. Dai, continuano a mettermi nel reparto musica. Io li posso capire perché magari, sai, istintivamente fanno l'abbinamento radio-musica e ti metto qua. Però io volevo stare in mezzo agli scrittori veri. Beh, direi che ci sta tutto però, questo libro. Quindi lanciamo un input ai librai. Su, via, fatelo. Senti, Linus, mi toccherà stare, mi toccherà stare nello scaffale dei libri più venduti, così lì non possono confondersi. Nella top 10, esatto, lì proprio lì non c'è scampo. La top 10 non mi importa chi c'è di fianco, sono comunque in un posto bello. Dicevo prima, il Covid ci ha modificato, ci ha cambiato, indubbiamente ci ha portato a dover cambiare i nostri ritmi e le nostre vite. Tu come hai vissuto il lockdown e come stai adesso? Come prevedi anche questa fase 2? L'ho vissuto e non voglio apparire così irrispettoso. L'ho vissuto bene perché ho avuto la fortuna di avere un impegno quotidiano che era la radio e quindi io la mattina uscivo di casa con la mia macchinina, andavo in ufficio non c'era praticamente nessuno, eravamo in tre in tutto il palazzo, quindi eravamo assolutamente garantiti e protetti. Poi tornavo a casa per una e mezza e a quel punto pranzavo, mi facevo magari anche una piccola pennichella, due passi col cane, due telefonate. Devo dire, sono stati 2 mesi per me molto rilassanti e molto, molto tranquilli, ecco.
Chiaramente c'era la frustrazione per tutto quello che non si poteva fare, per tutto quello che, non, che si perdeva, no? Perché in questa cosa ricordiamoci che tutti hanno perso qualcosa, chi ha perso gli affetti, per carità, ma anche il negoziante che ha perso i clienti o il dipendente che ha perso il lavoro. Vale anche per le grandi aziende. Le grandi aziende non hanno venduto le auto, noi non abbiamo venduto la pubblicità, certo. Per 2 mesi, 3 mesi abbiamo avuto i cluster completamente vuoti e sono tutti soldi che vengono persi, questo. Per cui non c'è nessuno che fosse qualche speculatore di borsa, ma per tutto il resto tutti gli altri hanno fatto molta fatica e ce la porteremo dietro. Però io sono convinto che ripartiremo, insomma. Non ci voglio io per dirlo, l'uomo è fatto per ripartire, è fatto per riprogrammarsi, no? Quando tu ricevi un lutto, un danno, hai un momento di grandissimo dolore e poi la vita, anche se tu non vuoi, va avanti lo stesso e andrà avanti così, andrà avanti bene. Senti Linus, noi ci auguriamo di vederti a Torino innanzitutto, quindi ti aspettiamo presto e soprattutto di continuare ad ascoltarti per tanti, ma tanti anni. Cioè, proprio... Puoi stare tranquilla, guarda. No, tanto lo capirete da soli quando arriverà il momento, nel senso che quando vi darò la sensazione che non mi sto divertendo, ma siccome mi sto divertendo tanto, allora andiamo avanti. E tu ci fai divertire tanto. Grazie. E quindi assolutamente ti vogliamo con noi. Grazie mille. Ragazzi, io a tutti dico, leggetelo, si legge tutto d'un fiato, sì. È veramente molto molto bello, scritto molto bene e ci permette di conoscere il vero Linus, con tante chicche e tante cose curiose. Ti lascio perché credo che tu a questo punto debba anche andare a cena, insomma, tu abbia anche magari prima di andare a cena adesso una sequenza di telefonate una dopo l'altra. Lavori in radio e fai smart working praticamente anche. Faccio tutto. In questo momento sto facendo qualunque cosa. Grazie Linus, grazie a te, grazie a tutti. Presto. Grazie, un abbraccione. Grazie. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao.